the worshipers where's all of my praise I want everybody around the world to put your hands together because all the praise belongs to God here we go. Salmo 116, verso 5. Leggiamo. L'Eterno è pietoso e giusto. Il nostro Dio è misericordioso. L'Eterno protegge i semplici. Io ero ridotto in misero stato ed egli mi ha salvato. Ritorna, anima mia, al tuo riposo. Perché l'Eterno ti ha colmata di beni. Sì, perché tu hai liberato la mia vita dalla morte, e i miei occhi dalle lacrime, e i miei piedi da cadute. Io camminerò alla presenza dell'Eterno nella terra dei viventi. Io ho creduto, perciò ho parlato. Amen. Fin qui la parola. Espressioni molto belle forti per certi aspetti, in quanto rivelano il cuore del salmista verso il proprio Dio. E tante volte vogliamo realizzare la stessa realtà che troviamo scritta nella parola di Dio, vogliamo che possa realizzarsi nella nostra vita. E leggendo questi versi, meditavo proprio questo. Quanto noi conosciamo realmente della misericordia di Dio? Quanto noi conosciamo realmente della sua pietà? Quanto noi conosciamo realmente del suo amore? Il salmista lo, lo poteva ben dire perché aveva avuto modo di conoscere chi era Dio, chi, chi, stava, chi stava dialogando con lui, riusciva a percepire le cose dello Spirito in maniera molto profonda e reale. E questo fratello è quello che noi stiamo ricercando con tutto il nostro cuore, le cose dello Spirito che parlano al nostro Spirito e che fortificano la nostra vita. E mentre leggevo queste espressioni, realizzavo una fame e una sede particolare di quello che stavo leggendo. L'Eterno, l'Eterno è pietoso e giusto. E chiedevo a me stesso, ma io quanto conosco della pietà dell'Eterno, della giustizia dell'Eterno? L'Eterno è misericordioso, l'Eterno protegge i semplici. Io ero ridotto in un misero stato ed egli mi ha salvato. Ritorna, parla adesso alla sua anima dopo aver conosciuto una realtà molto particolare, quella che è lo spirito. La dimensione particolare, quella che è la dimensione dello spirito, una dimensione completamente diversa dalla dimensione dell'anima. A quel punto, dopo aver conosciuto questa nuova dimensione, poteva con cognizione di causa dire alla sua anima, ritorna anima mia al tuo riposo. Ti eri turbata, ti eri agitata? Ti eri messa in una condizione di tristezza, di prostrazione perché tante vicissitudini ti hanno portato ad abbassare il tuo sguardo, abbassare il tuo capo, a piegare la tua schiena ad un carico che non ti appartiene. Ma ora che io ho conosciuto, ho realizzato attraverso questa nuova dimensione, rapportandomi con la misericordia di Dio, con la pietà di Dio e con la giustizia di Dio ho potuto conoscere una nuova dimensione che mi ha elevato ad una realtà al di sopra di quelle che sono le realtà dell'anima. A quel punto io ho la consapevolezza di poter dire alla mia anima, anima mia, torna al tuo riposo. C'è un luogo dove l'anima nostra può riposare. È quest'anima, è questo luogo. Ce la può rivelare soltanto lo Spirito di Dio. Tempo fa abbiamo parlato proprio di queste realtà. E ricordo ciò che Paolo diceva ai Corinzi, scriveva ai Corinzi, alla prima, prima lettera ai Corinzi, capitolo 2, verso 11: Nessuno conosce le cose dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo che è in lui, come Altrettanto nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. Questi, queste espressioni meravigliose del carattere di Dio, della natura di Dio, sono espressioni che noi possiamo comprendere, afferrare, mangiare, nutrire, nutrire il nostro corpo la nostra anima e il nostro spirito, solo ed esclusivamente attraverso una rivelazione particolare dello spirito suo. Quando viviamo una realtà felice, serena, dove i problemi sono molto distanti da noi, riusciamo a dire Dio è amore, Dio è pietoso, Dio è misericordioso. Dio è giusto. È facile dire queste parole, come se noi conoscessimo tutto dell'amore dell di Dio, della giustizia di Dio e della misericordia di Dio. Siamo pienamente consapevoli di ciò che diciamo. Ci accodiamo al coro di coloro che gridano Dio è buono, Dio è misericordioso. Stiamo vivendo una realtà magari felice della nostra vita, un periodo sereno. Che ci permette di dichiarare il carattere di Dio, la natura di Dio. Ma altrettanto facilmente, quando attraversiamo periodi oscuri, periodi tristi della nostra vita difficili, dove tutto ci sembra nero, dove le porte sono tutte chiuse, quanto riusciamo a dire con la stessa consapevolezza e con la stessa conoscenza, Dio è buono, Dio è misericordioso, Dio è pietoso. La nostra anima grida tutt'altra cosa. Il nostro io dichiara altre cose. E le abbiamo dichiarate tutti, fratelli. Dove sei Dio? Dov'è la tua giustizia? Dov'è il tuo amore? Questa situazione non cambia. Io mi trovo nella distretta, nella difficoltà. Dove sono le tue risposte? Dov'è il tuo braccio potente che opera ancora oggi? Ma chi sta parlando in questo momento? Quale rivelazione è stata rilasciata nella nostra vita affinché potessimo dichiarare queste, questa natura di Dio? Un Dio assente? Un Dio che non si duole della nostra situazione? Un Dio che si gira dall'altro lato quando vede la nostra caduta, la nostra disperazione? Ci vuole qualcosa di più forte della nostra anima che possa ricondurla verso la direzione del vero riposo. Il vero riposo è qualcosa di soprannaturale che non ha a che fare col riposo inteso come lo intendiamo nel nostro gergo umano. L'anima nostra viene coinvolta e sconvolta da circostanze e situazioni che tante volte si presentano alla nostra vita. Abbiamo bisogno di qualcosa che sia veramente ben radicato e fortificato dallo Spirito di Dio, che parli alla nostra vita, che parli al nostro Spirito. Certamente non saranno parole suscitate dall'anima dall di un altro uomo a risollevare un'anima che è caduta nel baratro della disperazione o un'anima che sta passando un periodo di difficoltà estrema. Non sarà la voce dell'esperienza. Di una persona matura, di una persona più grande di noi che ha trascorso tanto tempo in situazioni difficili, che ha maturato determinate esperienze, non saranno le, paro le parole di questa persona a restaurare un'anima distrutta dalle vicissitudini di una vita squilibrata, di una vita confusa di una vita disordinata, ma saranno le parole dello Spirito di Dio a restaurare quell'anima sofferente, bisognosa di un tocco particolare, perché è lo Spirito che porta vita dove non c'è vita. Gesù stesso diceva, le parole che io vi dico sono Spirito e vita. La carne non giova a nulla, è lo spirito che vivifica. E noi quello vogliamo ricercare, fratelli. La parola dello spirito che parla al nostro spirito, che sana, che guarisce, che riedifica e costruisce il nostro, il nostro essere. Un'anima che deve essere riportata, ricondotta in quel luogo che si è dimenticato come si è, si è dimenticato l'indirizzo di quel luogo, il vero riposo. Non stiamo parlando di prendere, di recuperare forze, stanchezza attraverso un mancato riposo per un mancato sonno. Non stiamo parlando di... Riposo che viene ricostruito dal sonno naturale. Ma stiamo parlando di, di, un, sonno so, di un riposo soprannaturale che ti permette di restare calmo di fronte alle tempeste della vita. È quello il vero riposo. Restare sereno in situazioni veramente terribili. Gesù stesso, quando chiese ai discepoli, chi dite voi che io sia? Gli altri non hanno capito nulla di me, non hanno compreso nulla di me, hanno frainteso, immaginano, pensano, ipotizzano, ma voi chi dite che io sia? Allora Pietro propose a dare una risposta. Tu sei il Cristo, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù fu colpito da questa sua espressione, perché conosceva da dove proveniva. Né la carne né il sangue ti ha rivelato quello che tu hai detto in questo istante, ma il Padre mio che è nei cieli, uno spirito che parlava direttamente allo spirito di, di Gesù. Una voce particolare che quando viene udita trasferisce qualcosa. Le parole dell'anima trasferiscono realtà dell'anima, ma le parole dello spirito trasferiscono le realtà dello spirito. Se nell'anima c'è disperazione, c'è ansia, c'è preoccupazione, tu puoi dire le più belle parole di questo mondo, ma trasferirai ansia, paure, depressione. Puoi costruire e colorare con le più belle parole del vocabolario della lingua italiana il concetto che vuoi esprimere per rialzare e fortificare una persona. Ma se nella tua anima, c'è insicurezza, c'è paura, c'è incertezza. Le tue parole nasconderanno e, e riveleranno paure, insicurezze. Lo Spirito è quello che dà vita, nello Spirito c'è vita. E quando lo Spirito parla, il nostro Spirito della vita viene trasferita a noi. Alleluia! E il salmista in questa realtà. Aveva avuto modo di stare alla presenza di Dio, avere comunione con Dio. E quanto noi dobbiamo avere, quando Gesù dice: Venite a me, voi che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo, cosa significano, significano queste parole? Andare a Cristo per stare con Lui, per dimorare con Lui e avere comunione con Lui. Sono quelle realtà che stabiliscono un contatto diretto e che permettono di fortificare e di rafforzare il tuo spirito affinché tu possa ordinare alla tua anima. Anima mia, torna al tuo riposo. Anima mia, torna al tuo riposo. Di cosa ti stai preoccupando? Hai elencato una sfilza di problemi. Inizia dicendo, io amo l'Eterno perché Egli ha dato ascolto alla mia voce e alle mie suppliche, poiché ha atteso verso di me il suo orecchio. Io lo invocherò tutti i giorni della mia vita. I legami della morte mi avevano circondato e le angosce dello Sheol mi avevano colto. <coughs> Sventure e dolore mi avevano raggiunto. Allora invocai il nome dell'Eterno. O oh, Eterno, ti supplico, libera l'anima mia. A quel punto... C'è stato quel contatto diretto con lo Spirito di Dio che gli ha permesso di dare una nuova rivelazione e di trasferire un nuovo sentimento. Ha conosciuto la, il carattere del Cristo, di Dio, ha conosciuto la natura di Dio, una natura pietosa, giusta, misericordiosa, che protegge coloro che in umiltà e in semplicità si accostano a Lui e che chiedono grazia, misericordia. Alla fine, dopo che ordina alla sua anima di tornare al suo riposo, dichiara: Sì, io glielo posso ordinare adesso. Sì, perché ho sperimentato ciò che è la vera misericordia. Io ero disperato e mi ha liberato dalla morte. I miei occhi erano pieni di lacrime e i miei piedi erano caduti, inciampati. Io camminerò alla presenza dell'Eterno nella terra dei viventi. Io ho creduto, c'è un messaggio che mi ha vivificato e che mi ha dato un nuovo proposito per credere e perciò potrò parlare. E non soltanto dichiarerò la misericordia di Dio, la grazia di Dio, la bontà di Dio, la giustizia di Dio, la pietà di Dio, ma dichiarerò, ordinerò alla mia anima anche di tornare al suo riposo. Alleluia. Alleluia. Quali sono gli obiettivi della nostra vita? Quali sono le immagini che si compongono di fronte ai nostri occhi quando, vogliamo che, quando cerchiamo di immaginare come potrebbe essere il nostro riposo? Abbiamo detto che il riposo, il vero riposo, quello che dà il Signore, quello che si ha quando si dimora col Signore, è un riposo soprannaturale che ti permette di stare sereno, calmo durante le tempeste. E la parola di Dio descrive, alcuni, dà alcuni esempi. Troviamo la vita di Giuseppe, venduto dai fratelli come schiavo, abbandonato, tradito. Questa sera abbiamo parlato tanto di queste... Queste espressioni sono state ripetute più volte. È stato disprezzato, abbandonato, dimenticato dai suoi fratelli, da tutti, ma non è stato dimenticato da Dio. Non è stato dimenticato da Dio. Anzi, era sempre presente nella mente di Dio. E questo era un qualcosa che, che Giuseppe stesso riceveva giorno dopo giorno. Io credo che lui riceveva giorno dopo giorno la conferma da parte di Dio, perché soltanto una realtà soprannaturale può permettere di stare in quelle condizioni con la massima fedeltà e con la massima umiltà. Giuseppe rimase in prigione. Nonostante delle ingiustizie, delle gravi ingiustizie e delle false accuse fossero state elevate contro di lui, rimase in silenzio. E fratelli, questo è quello che, il messaggio che voglio trasferirvi. Quando ti trovi nella distretta, nella prova, nella difficoltà, difficoltà ordina alla tua anima di fare silenzio, di non ribellarti. Non è la ribellione che porterà avanti la giustizia e la misericordia di Dio, ma sarà il tuo carattere umile e sottomesso, la tua obbedienza a muovere la misericordia di Dio, a muovere la giustizia di Dio, a muovere la sua pietà. Alleluia. Giuseppe subì questo grande tradimento da, da parte dei propri cari. I propri fratelli, la sua famiglia. Venduto, abbandonato, disprezzato. Gettato in una prigione. Dio non si dimenticò di lui. E il suo spirito, lo spirito di Dio parlava allo spirito di Giuseppe. Attraverso delle potenti rivelazioni e lo vediamo come lui dava interpretazione ai sogni del coppiere del panettiere. E dopo anche del faraone, dava delle interpretazioni che l'umana sapienza non sapeva assolutamente dare. Non conoscevano l'origine di questi sogni, non conoscevano neanche la più banale espressione di cosa volesse dire quel particolare, quella particolare immagine, mucche grasse. Mucche magre, spighe grasse, spighe grasse. Boh, non lo sappiamo. Che cosa sarà mai? Solo lo Spirito di Dio può rivelare le cose di Dio. Solo stando in contatto con lo Spirito di Dio, il tuo Spirito verrà fortificato. Solo attraverso il tuo Spirito fortificato potrai ordinare alla tua anima di riposare in Dio di riposare nel suo figliuolo di riposare nelle sue promesse la tua anima il tuo lo spirito dell'uomo non potrà mai incoraggiare la tua anima non potrà dargli mai la giusta risposta per poterla fare riposare le sue espressioni Furono sempre accompagnate, le espressioni di Giuseppe, furono sempre accompagnate da un carattere secondo la volontà di Dio. Da una vita che aveva conosciuto Dio, lui aveva creduto e perciò poteva parlare come il salmista che aveva avuto questo intimo rapporto con, Cristo, con Dio. Io ho creduto, perciò ho parlato. Tu adesso, quando comincerai a scoprire questa nuova dimensione, comincerai a credere in maniera diversa e comincerai a parlare anche in maniera diversa. Non cercare di parlare secondo quello che tu senti dire da chi ha avuto un intimo rapporto con Dio. Chi dice Dio è amore è perché conosce e che ha conosciuto veramente l'amore di Dio. Manifesta l'amore di Dio anche quando le circostanze e le situazioni della propria vita potrebbero mascherare questa condizione. Tante volte noi Giudichiamo l'operato di Dio e mettiamo a confronto la sua stessa parola, con la, la, la sua parola con altre sue parole nella scrittura, come se fossero, come se entrassero in conflitto. Come può un Dio d'amore permettere una persecuzione? Un Dio pieno di misericordia e di compassioni. Permettere certe cose. Noi non conosciamo molti aspetti della multiforme sapienza di Dio, ma quello che noi sappiamo per certo è che Dio ha un buon proposito per ciascuno di noi. Che Dio vuole dare a tutti un futuro e una speranza. E che il tuo futuro... E la tua speranza non sono vincolati all'operato di nessuno. Giuseppe ha passato una vita piena di tragedie, ma il suo futuro non era vincolato dalla volontà dei suoi fratelli, ma era vincolato alla volontà di Dio. Per questo la sua speranza era riposta nel suo Salvatore. Sadrach, Mesach e Abedre, Abednego avevano una speranza nel proprio Dio: noi non ci piegheremo mai alla tua volontà, o oh Re, perché il nostro Dio è potente da liberarci dalle tue mani. E se non lo volesse fare, noi sappiamo che saremo nelle sue mani comunque. Tu sei nelle mani di Dio comunque. C'è una speranza eterna che parla di vita eterna col Figlio di Dio. E quella è la verità che accompagnerà tutti i figlioli di Dio che credono in Lui, e coloro che hanno ricevuto la rivelazione del Figlio di Dio. Un, un altro esempio che parla di un riposo soprannaturale. È l'esperienza dell'Apostolo dell Paolo in prigione. Paolo e Sila nella prigione. Una schiena abbattuta, ceppi alle mani, ai piedi, catene che li tenevano imprigionati, fermi, bloccati, dentro una buia prigione. Cosa poteva dire l'anima in quelle condizioni? Ah, quanto sto soffrendo. Signore, ma quando mi libererai? Signore, ma mi libererai? Signore, forse morirò qui dentro in questa prigione. Guarda come mi fa male questa schiera, quante battute ho ricevuto. E io che ancora che amo te, cerco di servirti, cerco. Queste sarebbero le espressioni dell'anima. Invece, cosa facevano loro? Il loro spirito era fortificato, il loro spirito era in costante, con continuo contatto con lo Spirito di Dio e innalzavano dalla prigione canti di lode alla gloria di Dio. Dal profondo di una prigione si elevava un coro di angeli insieme a loro e cantava lodi a Dio. E che cosa è accaduto? Che cosa è successo? Una prigione è stata scossa dalle fondamenta, un terremoto ha scosso la prigione e i ceppi, le catene si sono spezzate, sono stati liberati tutti i prigionieri. Le porte del carcere si spalancarono e i prigionieri erano tutti liberi. Questo è il riposo nonostante le tempeste della vita. Alleluia, questo è il vero riposo. Sovrannaturale, solo lo Spirito di Dio ti può rivelare. Ci può rivelare la strada che porta al vero riposo: non sarà l'anima a condurti a quel riposo, al vero riposo. Ma sarà una rivelazione particolare da parte di Dio che giorno dopo giorno ti verrà rilasciata. Stando alla sua presenza, condividendo i pensieri di Cristo, condividendo il sentimento del suo cuore, condividendo il suo proposito. E questa è la realtà che porterà avanti la tua vita e che fortificherà giorno dopo giorno il tuo intero essere affinché tu possa credere e possa parlare possa dichiarare il carattere di Dio, la natura di Dio e ordinare alla tua anima di andare e tornare al suo riposo. Abbiamo un'analoga esperienza nella storia di Ruth, la storia di Ruth che molti di noi conoscono, parla di una vita Inizialmente tragica, una vita condotta in maniera triste per gli eventi che si sono uh, verificati. Il motivo di questa realtà lo comprendiamo dalle scelte sbagliate che sono state fatte. Si allontanarono da Betlemme, la casa del pane. Allontanarsi dal proposito di Dio per cercare un proposito che magari possa essere più vicino alle nostre idee, ai nostri desideri, non è quello che ci darà il vero riposo. Ma stare nel proposito di Dio, stare nella casa del pane, ci permetterà di stare nel suo riposo. Una scelta sbagliata ha portato a un epilogo tragico, ma successivamente una nuova scelta, che leggiamo al capitolo 1, al verso 16 del libro di Ruth, una nuova scelta ha permesso di cambiare un destino tragico. E tante volte noi siamo portati, siamo condotti in certe situazioni, ci ritroviamo a camminare per certe strade dove, dove il nome di Cristo non viene minimamente menzionato. E questo porta ad avere delle situazioni tragiche e a mancare. E fa, venire, e fa venire a mancare del vero riposo nella nostra vita. Ruth rispose alla suocera quando la invitava costantemente e la, e la esortava vivamente di farsi la sua vita, di andare per la sua strada, di non seguirla, di non andare più con lei perché non aveva più nulla da darle, non aveva più figli da poter sposare. E quindi la invitava a tornare al suo, alle sue scelte di vita personale. Ma lei comprese che c'era qualcosa di particolare in quel popolo. Tant'è che lei stessa disse: Non insistere con me perché ti abbandoni e lasci di seguirti. Perché dove andrai tu andrò anch'io. E dove starai tu? Io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio. Sarà il mio Dio, una scelta che cambiò un destino. Quello che il Signore tante volte ci invita a fare, di scegliere per la nostra vita per avere anche un destino diverso. Dio ci lascia sempre nella, scel nella libera scelta di quello che noi preferiamo fare. Non costringe nessuno il Signore. E come è stato detto tante volte, lo Spirito Santo non fa violenza a nessuno, ma sussurra dolcemente qual è la strada giusta per andare al vero riposo. Sarai tu a dover dire di sì o a tornare indietro o a non camminare. La Scrittura ci invita a stare attenti a quello che noi... Facciamo, diciamo, in Isaia al capitolo 31, sto per concludere, parla del popolo di Israele che poteva fare delle scelte, invita il popolo a non fare delle scelte sbagliate. In quanto smarrito nella sua, nella, nel suo modo di pensare, di, di ragionare, perché non considerava le vie di Dio come le vie più giuste da seguire. Il profeta gli esortava dicendo così: guai a quelli che scendono in Egitto in cerca di aiuto, e fanno affidamento sui cavalli e confidano nei carri perché sono numerosi, e nei cavalieri perché sono molto potenti, ma non guardano al santo di Israele e non cercano l'Eterno. Al verso 3 dice, or gli egiziani sono uomini e non Dio, i loro cavalli sono carne e non... Amen. I loro cavalli sono carne e non spirito. Quando l'Eterno stenderà la sua mano, il protettore inciamperà e il protetto cadrà. Periranno tutti insieme. Questa è la scelta sbagliata a cui il Signore tante volte ci invita di non fare. Dove sono aperti i tuoi occhi? Dove... Si stanno concentrando? Dove si sta concentrando la nostra visione? Su ciò che ci circonda, sulle circostanze? Su tutto quello che è contro di noi o su chi è con noi? Al tempo del profeta Eliseo c'erano dei siri che minacciavano Israele e Avevano circondato il territorio con numerosi cavalli, cavalieri, tant'è che il servo di Eliseo, preoccupato dalla situazione, cominciava ad aver paura e a temere per la propria vita. E guardando il profeta, diceva: Ma quanti sono questi? Ci stanno, ci ammazzeranno a tutti. Ma Eliseo, che aveva uno sguardo rivolto verso le cose di Dio, verso le cose dello Spirito, dove il suo occhio era aperto sulle cose dello Spirito e non un occhio naturale aperto sulle cose naturali, vedeva ben altra cosa di quella che vedeva il suo servo e cercava in tutti i modi di tranquillizzarlo, dicendogli non temere, non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di coloro che sono con loro. Ma sai, era una voce di uomo che parlava. Al che Lui ha, ha chiesto a Dio, o oh Eterno, apri gli occhi del mio servo e fagli vedere chi c'è con noi che fa guerra a coloro che sono contro di noi. Apri i suoi occhi, gli occhi dello Spirito. Furono aperti del servo di Eliseo. E quando lui i suoi occhi dello gli occhi dello Spirito. Vennero aperti, cominciò a vedere un'immensa schiera di, un immenso esercito di carri e di cavalieri, carri di fuoco, schierati in numero infinito, tanto che lui disse: Ma quelli che sono con noi sono molto più numerosi di quelli che sono contro di noi. Vedo carri di fuoco, cavalli e cavalieri potenti che sono tutti schierati, pronti per l'attacco. E questo è l'invito, fratelli, che tutti noi riceviamo da parte di Dio. Lasciati guidare dallo Spirito Santo, lasciati guidare dal Suo Spirito, affinché i tuoi occhi siano aperti alle cose dello Spirito, affinché la tua vita possa avere una nuova realtà: non più una realtà condotta e guidata dall'anima, ma una realtà condotta e guidata dallo Spirito di Dio. Alleluia, alziamoci fratelli. Ora è il giorno della grazia, ora è il giorno in cui le compassioni di Dio si sono rinnovate, ora è l'invito che Dio fa a ciascuno di noi di fare una scelta importante lasciarsi guidare dal suo spirito o lasciarsi guidare dalla propria anima, dallo spirito umano. C'è un futuro e una speranza che parla di una vita eterna col figlio di Dio, che parla di un regno potente, un regno di pace, di giustizia e di gioia nello Spirito Santo. Sono tutte queste cose. E Dio ha promesso che sono già state preparate, non che verranno preparate, ma già sono pronte per essere utilizzate. Sta a noi la scelta di cominciare ora, ora ad a usufruirne. Padre, sia distrutta ogni opera di uomo e sia rilasciata in piena libertà l'opera del tuo Santo Spirito. Ogni vita possa essere restaurata, riconciliata al tuo proposito e possa riconoscere che solo in te vi è il vero riposo. Possa il tuo Spirito permettere a ciascuno di vedere il luogo del vero riposo e di poter dimorare in quel luogo, restare in quel luogo affinché una nuova vita possa scorrere in ciascuno di noi grazie padre per ogni cosa che tu farai e per questi cari che ricevono in quest'ora la tua parola il pane tuo di vita affinché vita sia rilasciata in ciascuno in Cristo Gesù amen amen dio vi benedica scusate un momento e durante il tempo dell'adorazione il Signore mi ha dato questo passo di scrittura non sapevo il motivo e ho capito dopo dice questo in Ezechiele capitolo 16 il versetto da, lo leggo dal 60 tuttavia mi ricorderò del patto stabilito con te nei giorni della tua giovinezza e stabilirò con te un patto eterno allora ti ricorderai della tua condotta e ti vergognerai quando riceverai le tue sorelle e così via. Poi il versetto 62 dice, io stabilirò il mio patto con te, tu riconoscerai che io sono l'Eterno, perché ti ricordi, ti vergogni e non apra più, queste sono le parole che voglio sottolineare, perché ti ricordi, ti vergogni e non apra più la tua bocca a motivo della tua confusione. Non importa in quale situazione tu ti trovi in questo momento, questo è ciò che credo il Signore mi stava comunicando, in qualsiasi situazione tu ti trovi, eh, a volte siamo noi a prendere le redini in mano per risolvere la nostra situazione, ma lo vogliamo, lo, spesso lo risolviamo a motivo della nostra confusione e facciamo e commettiamo degli errori che poi devono essere... Disfatti, di e il Signore deve fare un'opera nuova. E passa il tempo quando ci, ci troviamo in una situazione difficile eh, e ci troviamo nella confusione. È tempo di fermarci e ascoltare che Dio ci dia le direttive e muoverci secondo il Suo piano. Io credo che questa sia una, stata una parola da parte del Signore per tutti noi. E, quanti di voi avete fatto cose che poi? ti vergogni anche a dire, ma li hai fatti, hai fatto decisioni in un momento di confusione. Capite? Se sei nella confusione, non fare alcuna decisione. Amen. Dio vi benedica. Amen.